Eccolo Stivello Magno ragazzi, rieccoci tutti quanti nel canale, benvenuti tutti quanti come ogni giorno per un bel video pimpante e carico. Allora, fatto subito quei saluti dai nuovi iscritti, un bacione e un abbraccione da Stivello Magno e a tutti quelli che stanno scrivendo nei commenti anche oggi e sicuramente commenteranno con me l'andamento della partita di ieri. Ragazzi, vi voglio tanto tanto bene, ripeto. E parto subito con uno scoop che mi ha fatto molto molto piacere vedere appunto nel web e che tratta di Pirlo e riguarda diciamo il potere decisionale che il maestro ha acquisito sin da subito nei progetti bianconeri e la stima innata di Agnelli, Nedved e Cherubini verso di lui. E il fatto che abbia praticamente messo il veto e il no assoluto su tre cessioni che dovevano essere fatte in estate e che trattano appunto Demiral, Rabiot e Danilo. Erano dati praticamente per partenti per poter fare da scambio, da contropartita tecnica per colpi estivi e alla fine Pirlo li ha voluti e ha avuto ragione perché questa Juve ha comunque avuto estremo bisogno di loro e hanno fatto davvero un grandissimo inizio di campionato e un inizio di Champions League. E l'altra cosa importante che Pirlo ha sottolineato fino ad ora è che tutti sono indispensabili per lui, qualsiasi giocatore entra anche dalla panchina e infatti ha detto che farà tantissime rotazioni da qui fino a dicembre, appunto a festa di Natale, ed è questo anche il motivo per cui se vediamo delle differenze nel gioco, comunque delle oscillazioni anche verso il basso un po' negative, è perché Pirlo sta cercando di fare della necessità virtù, di utilizzare tutti quanti i giocatori per arrivare bello fresco agli ottavi di finale di gennaio e febbraio, dove di solito siamo sempre tritati dagli infortuni e da giocatori comunque di spicco, importanti per noi, già fuori uso, con le gambe diciamo non all'altezza dei ritmi di Champions. E quindi mi ha fatto molto molto piacere vedere questo nuovo spirito, come avevo anche parlato comunque nei precedenti video, e Pirlo ha le idee chiare e vuole salvaguardare giocatori che Sarri comunque aveva portato un po' alla depressione, diciamo al peggioramento di loro stessi e li sta ringiovanendo, rivitalizzando mentalmente. Ed è appunto questo il motivo per cui questi tre tasselli sono rimasti da noi e non sono partiti. Altri qui che erano stati dati per partenti erano Khedira e Bernardeschi. Allora, Khedira sappiamo benissimo perché non è partito, non ha voluto appunto rifiutare i 6 milioni che gli spettavano di bonus di uscita, mentre Bernardeschi è stato fermato sicuramente da Pirlo, che non voleva che andasse al Lione per appunto avere lo scambio di Aouar. Ha creduto in lui, ha creduto che potesse essere un tassello fondamentale per la nazionale e anche per lui stesso, se lo avesse recuperato mentalmente, perché appunto il suo problema sembrerebbe fosse essere soltanto mentale, di concentrazione, di abnegazione e soprattutto paura delle gerarchie e degli altri giocatori bravi che ci sono alla Juve. Invece lui appunto, come abbiamo visto in ultime partite, è ritornato a quello che era perché si sta concentrando solo sulle sue capacità e quello che deve fare in campo come ala sinistra, che probabilmente è più il suo ruolo che non la mezzala o l'attaccante esterno. E appunto, tornando alla partita di ieri, appunto Pirlo ci ha sorpreso ancora una volta con la formazione e gli interpreti, gli 11 interpreti, perché è partito appunto con la difesa 4, come sapevamo, con Alexandro, Danilo De Ligt e Cuadrado. Però a centrocampo ha deciso di schierare Bernardeschi largo a sinistra, con McKennie largo a destra e appunto i centrali appunto di centrocampo Bentancur e Arthur. Quindi ha cambiato qualcosina rispetto alle formazioni che aveva promesso di mettere in campo e altra cosa che mi piace molto di lui è proprio questa, il saper rimescolare le carte e non dire sin da subito le formazioni che metterà in campo, fondamentale perché le altre squadre non devono sapere adattarsi al nostro tipo di gioco e alla nostra mentalità. Quindi se hai dei giocatori con caratteristiche diverse ma possono fare comunque il tuo gioco, è importante perché magari appunto non dà punti di riferimento agli altri. E quello che è successo ieri è chiaramente l'attacco invece era diverso perché ha schierato Dybala e Ronaldo e purtroppo questi due hanno avuto un po' di problemi soprattutto nel primo tempo dove il Ferencváros è stato chiusissimo chiusissimo in difesa e purtroppo non è stato in grado di allargare il gioco come anche ha chiesto Pirlo per poi trovare gli spazi all'interno dell'area e invece ci siamo incapponiti a fare passaggi orizzontali per provare a entrare direttamente dal centro, cosa molto difficile con una squadra che era praticamente con 11 giocatori di tiro dalla palla e ripartiva fortissimo, tant'è che abbiamo preso proprio un gol da veri polli, nel senso che ci siamo fatti trafiggere con una ripartenza fulminea e anche con un po' di fortuna perché un tiro deviato che ha messo fuori gioco Szczęsny e da lì la Juve è stata brava solo in una cosa nel primo tempo, perché per il resto la formazione di Pirlo non ha giocato bene, purtroppo, come abbiamo visto, molto compassata, senza stimoli e motivazioni dal primo minuto. È un gol di Ronaldo. Ronaldo ci ha graziato veramente nel finire il primo tempo sotto di un gol,
con un gol dei suoi, accentrandosi dalla destra, facendo partire una staffilata assurda nel palo del portiere, veramente un gol da fenomeno. E quindi dall'1-1 in poi la Juve non è riuscita a dare lo sprint, quel contributo, quella motivazione di vincere le partite, di avere quella fame, quella bava alla bocca che la contraddistingue. E infatti nel secondo tempo ci ha graziato non tanto l'entrata in campo di altri giocatori come Chiesa, Kulusevski nelle fasce, Rabiot e Ramsey, che magari potevano anche dare quella freschezza in più al centrocampo, fare più filtro, eccetera. Ma Morata, che è entrato al posto di Dybala, Dybala ancora una volta spento, purtroppo, spero dovuto soltanto al fatto dei virus intestinali, della mancanza di allenamento e anche degli antibiotici che sta prendendo, come ha anche detto Pirlo. Mi auguro che sia quello il motivo, altrimenti se c'è dell'altro nel suo atteggiamento, ahimè non me ne voglia, ma magari Dybala sta pensando veramente al futuro, lontano da Torino, lontano dai bianconeri, magari già sapendo di uno scambio in cui lo vedrà appunto protagonista. Spero di no, sia un po' tutti i tifosi e sia per quello che Dybala è in grado di dare ancora alla Juve. Però Morata è entrato, veramente ha fatto un gol bellissimo, imbeccato da Cuadrado, alto secondo me, uno dei migliori in campo, che veramente col gioco dei singoli, individualità, ha dato la possibilità alla Juve di portare a casa i 3 punti e aggiudicarsi gli ottavi. C'è anche da dire che la Juve probabilmente sarebbe passata lo stesso anche col pareggio, per via della sconfitta della Dinamo Kiev, perché saremmo stati comunque a 6 lunghezze di vantaggio sulle due inseguitrici, e quindi anche perdendo le altre 2 partite saremmo comunque passati, soprattutto se la Dinamo Kiev non avesse battuto appunto noi con 3 gol di scarto e il Ferencváros nell'ultima partita. Quindi in ogni caso la Juve avrebbe fatto bene, saremmo andati agli ottavi, e non sono d'accordo con le polemiche, le critiche che hanno ricoperto Pirlo e tutti i giocatori per il modo, diciamo, con cui hanno affrontato la gara. Io voglio spezzare una lancia a favore invece della Juve, e non soltanto dire che ha giocato male, che non è da lei, che è una sciagura essere arrivati agli ottavi in sto modo, eccetera, ma voglio sottolineare la bravura di Pirlo nel giocare con una formazione rimaneggiatissima, mettendo in campo comunque giocatori che erano da tanto che non si muovevano e soprattutto giocatori che non giocavano titolari già da un po'. E quindi è riuscito a vincere una partita anche all'ultimo, dando la possibilità di ruotare tutti i giocatori importanti per noi per giocare a Benevento sabato. Quindi noi avremmo comunque avuto 2 giorni effettivi di allenamento prima di andare alla trasferta in campagna. Sarebbe stato veramente difficile portare una formazione titolare che, anche giocando col Ferencváros, avrebbe avuto difficoltà a Benevento con una squadra che ha bisogno di far punti e sarebbe andata col coltello fra i denti in campo. Ragazzi, ditemi cosa ne pensate voi. Mi raccomando, lasciate un bel like col pollicione, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella d'allarme, ragazzi. Un bacio dal signor Lamagno e a presto, eh? Ciao!